Questo accordo è sicuramente un premio a chi crede nella formazione come leva strategica per guardare con fiducia al futuro del paese, quindi al futuro del territorio. Sicuramente è un riconoscimento all'Abruzzo. Io sono venuto qui esattamente un anno fa per stringere un accordo con la Regione per la creazione di questo hub delle competenze. Quest'anno è stato un anno virtuoso in cui questa iniziativa ha funzionato molto bene e quindi dobbiamo essere capaci di includere. Per cui l'accordo di oggi è un accordo che coinvolge ANCI, coinvolge UNCEM, coinvolge la Regione, coinvolge Formez e quindi tutti quei soggetti che ci possono dare valore aggiunto per una prospettiva che non è più un'opportunità ma è una necessità, cioè quella di dotare le nostre amministrazioni degli strumenti che servono per farla funzionare, quindi per essere aderenti e per essere coerenti alle aspettative dei nostri utenti, cittadini e imprese. Viviamo un'epoca particolarmente complicata, un'epoca che richiede la capacità di continuare a rinnovarci, di vivere il cambiamento come un'opportunità e quindi accordi come questo sono accordi fondamentali per dare linfa alla nostra organizzazione. L'Abruzzo può essere un modello per l'Italia? Beh, l'Abruzzo è una regione che ha dimostrato in questi anni di essere molto attenta al funzionamento della macchina statale, una regione virtuosa e io credo, è il motivo per il quale sono qui, e io credo che questi esempi vanno coltivati. Io sono dell'idea che le eccellenze vanno coltivate e poi vanno trasposte nelle altre realtà. Con l'Abruzzo abbiamo un percorso che avviato insieme già da tempo e devo dire che la riconferma di Marco Marsiglio come presidente della regione per me è un'ottima notizia perché significa avere l'opportunità di continuare a dialogare con chi parla la stessa lingua. Quindi l'intelligenza artificiale è già il presente, non più il futuro? Beh, l'intelligenza artificiale è assolutamente già il presente. Poi io non dimentico e non nascondo che spesso sento parlarne da chi forse non ha neanche idea di cosa sia l'intelligenza artificiale. È uno strumento che ha delle potenzialità enormi, ci aiuterà sicuramente a rendere la nostra pubblica amministrazione più efficiente. Dobbiamo saperlo maneggiare con cura, che significa, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, significa rendere comunque questa strumentazione umana e quindi non dimenticare mai che l'uomo non potrà mai essere superato dalla macchina e quindi il nostro sforzo deve essere quello di comprendere in fretta quali sono le potenzialità che questo strumento ci può dare e coniugarle con l'attività umana. Presidente Marsiglio, cosa cambierà concretamente con questo accordo? Beh, rafforziamo la capacità amministrativa delle amministrazioni periferiche, quelle che hanno forti difficoltà a poter completare progetti, programmi, quindi anche in qualche maniera competere con le altre amministrazioni nell'accesso ai fondi e sviluppiamo quindi una collaborazione forte che noi siamo orgogliosi di essere diventati capofila di un progetto che mette insieme lo Stato attraverso il Ministero e altri enti, gli enti di formazione come Formez e tutte le realtà del territorio per cercare di fare squadra e fare sistema.